Delle due ruti Fulvio Abate. L'altro giorno mi sono ritrovato a pensare a Roberto Saviano e ho provato sincera sofferenza per lui e per la sua condizione di prigioniero rispetto alla cifra dello scrittore civile di denuncia. Io credo che tutti noi abbiamo diritto alla discontinuità, ad essere di volta in volta altro da ciò che abbiamo scelto d'essere il primo giorno della nostra creazione. E quindi mi piacerebbe che Saviano possa essere libero di inventarsi prima o poi, che so, anche autore comico. Mi viene in mente Gustave Flaubert, che forse è una delle massime cime coppi della letteratura, del romanzo mondiali. E Flaubert ci ha donato il romanzo, il cosiddetto récit, ci ha donato il romanzo esotico, Salammbô, ci ha donato il romanzo comico, Bouvard et Pécuchet. Il récit è Madame Bovary, così come il romanzo a tutto tondo è L'éducation sentimentale. Ecco, anch'io sono stato scrittore civile e oggi non vorrei tornare ad esserlo. Spero che anche Roberto Saviano possa prima o poi svegliarsi e dire: voglio scrivere un romanzo comico. Che so, adesso per assurdo, una teogonia delle scoregge, o piuttosto un mandala qualsiasi cosa. Fulvio Abate, Tele Dor Ruti. Mi raccomando, Saviano. Sono dalla tua parte, dalla parte della tua libertà. Fulvio Abate, il marchese Fulvio Abate. Sono proprio un bell'uomo oggi. Mi piace molto.